Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova, chiamiamola videoprova, ma in realtà è un versus tra due tablet molto richiesti del momento. Veramente il Galaxy Tab 3 è ancora in uscita in Italia, mentre l'Asus FonePad, che è l'altro competitor in questo caso, è già stato cacciato dalla casa dall'Asus e quindi è già trovabile. E li compariamo per due vari semplici motivi. Allora, il primo è che hanno uno schermo da 7 pollici, più o meno la stessa definizione, e il prezzo soprattutto. Hanno il prezzo all'incirca sui 220-230 euro, ma con fondamentali differenze. La differenza, diciamo, principe è sicuramente nella possibilità di telefonare e mandare SMS, e nel caso del FonePad, e quindi anche di avere il 3G. Infatti, il Galaxy Tab 3 è solo Wi-Fi, la versione 3G uscirà più tardi e costerà 100 euro in più rispetto alla versione non 3G. Più o meno sono questi i prezzi, diciamo, ufficiosi, perché in Italia non è ancora disponibile. Quindi, diciamo, possiamo scrivere messaggi e di inviarli con il FonePad, e la possibilità di effettuare le chiamate, come abbiamo già visto nella videoprova, alla quale vi rimando nel caso non l'abbiate ancora vista. E inoltre, oltre a questo, c'è anche una differenza dal punto di vista hardware. Infatti, la RAM è sempre 1 giga, la ROM è sempre, in un caso, da 8, anzi, andiamo proprio a vedere. Andiamo in impostazioni e andiamo in impostazioni anche di qua, e andiamo a vedere anche le differenze tra di memoria e di software. Allora, quindi questa, abbiamo qui la memoria e qui abbiamo la memoria. Come potete vedere, lo spazio totale è 11.72, quindi sarebbe un 16 giga il FonePad più una parte occupata dal sistema Android, mentre in questo caso 8 giga, quindi di su abbiamo 8 giga in meno, diciamo, rispetto al FonePad. E già che ci siamo, possiamo vedere le info sul dispositivo, vedere anche la versione, anche se magari in Italia, quando uscirà in Italia, la versione potrà essere sicuramente aggiornata. La versione però è la stessa, è la 4.1.2 di Android. Per quanto riguarda il comparto fotografico e video, non ci soffermeremo nemmeno, perché hanno entrambi una fotocamera da 3 megapixel e sinceramente le foto sono abbastanza simili. La qualità è discreta, certo, se abbiamo uno smartphone, una macchina fotografica, meglio fare le foto con quelle, però diciamo che in casi di estrema emergenza possono essere utilizzati anche in questo modo senza alcun problema. Già che ci siamo, possiamo andare un attimo a vedere le mail, scrivere, quindi vedere anche un po' la tastiera. Tiriamo Gmail di qua, eccoci, facciamo più, andiamo a scrivere. Allora, le mail devo dire che funzionano benissimo. Possiamo provare prima a scrivere da un lato e dall'altro. Funzionano benissimo. Possiamo provare a scrivere prima con il Galaxy Tab 3, e quindi nessun problema. Diciamo che però la differenza tra le due tastiere è che, nonostante lo schermo sia comunque da 7 pollici, la tastiera del FonePad, a mio parere, è più comoda. È più comoda perché ha i tasti che sono più larghi. Ora vi faccio vedere tutti e due da più vicino. I tasti più larghi, con, vedete l'altezza, più che larghi, l'altezza dei tasti mi sembra più, non so, mi ritrovo meglio a scrivere col FonePad, veramente. L'unica cosa invece che è secondo me a vantaggio del Galaxy Tab è il tasto di spazio centrale. Infatti, mentre il FonePad ce l'ha così stretto, alle volte mi capita di cliccare o il microfono o il punto di domanda, essendo più largo nel Galaxy Tab, questo problema non ce l'ho. Comunque, può essere naturalmente risolto tramite l'installazione di tastiere alternative. Quindi funzionano bene. Proviamo ad aprire anche una mail, ma non abbiamo alcun tipo di problema. Apriamo la stessa mail, facciamo mostre immagini. Facciamo mostre immagini di qui.
Ok, in questo caso il telefono è collegato in 3G e in effetti ci mette un attimo più di tempo a caricare, ma noi ora lo colleghiamo in Wi-Fi e facciamo più rapido visto che siamo collegati in ADSL. Quindi diciamo che la visualizzazione è buona in entrambe e in entrambi i tablet e quindi direi che a posto così. Bene, andrei sul browser. E bene, allora, questo si trova già sul nostro sito. Andiamo sulla home page. Andiamo poi qui sulla home page. Ok. Nulla. Ok. Allora, devo dire che dal punto di vista del caricamento sotto la stessa rete, devo dire che sono stati più che buoni. Ora però vorrei mettere la velocità al massimo per vedere come si vedono i bianchi, quindi le scritte, i contrasti. Ecco, per esempio, questa è una differenza secondo me molto importante ed è a vantaggio del Galaxy Tab. Come potete vedere, non so se riuscite a cogliere, ma il Galaxy Tab praticamente ha una luminosità maggiore rispetto al Phonepad e quindi risulta più, diciamo, comodo vedere il dispositivo sotto. Cioè vedere appunto i testi, leggere i testi rispetto al Phonepad. Possiamo entrare in un articolo in entrambi, vedere un po' come si comportano. Devo dire che i tempi di caricamento sono ottimi in entrambi i prodotti, anche il Pinch to Zoom, buonissimi. Facciamo l'ultima prova con The Verge. Eccoci qua. Ecco, qui The Verge sarà già aperto e devo dire che lo scrolling, il pinch to zoom sono ottimi. Davvero buoni. Infatti, secondo me il Phonepad dal punto di vista dell'andare su internet, del caricare i siti e tutto è ottimo. E ecco che è arrivato anche il Galaxy Tab 3. Devo dire che mi convince anche qui la velocità e il tempo di caricamento, anche se sta ancora caricando, il phone è partito da un pezzo, però comunque sappiamo che questo è un sito molto molto pesante e quindi di conseguenza possiamo accettare qualche piccolo ritardo. Possiamo provare a entrare contemporaneamente in un articolo, vedere come si comportano. Direi che hanno aperto abbastanza facilmente, hanno cliccato, vediamo un po' come aprono. Beh, direi quasi quasi nello stesso momento. Ecco, come possiamo vedere in questo caso, il Phonepad, oltre ad essere meno bianco, diciamo, ad avere più essere un po' più scuro, meno luminosità, avendo questi tasti qui sotto che sono, diciamo, sullo schermo, quindi mangiano dimensione allo schermo, riusciamo a vedere molto più scritta, molta più pagina nel Galaxy Tab 3 rispetto al fone, proprio per questa motivazione. Poi, questo l'abbiamo detto, direi di andare a vedere rapidamente come vengono viste le foto le nostre foto di test e i video. Allora, andiamo in galleria e andiamo in perché non mi vede le foto di test di qui.
Proviamo ad andare nella gestione file. Ah, ok, perfetto. Il problema è che non mi vede la micro SD. E allora, in diretta, vediamo un po' di capire perché non vede la micro SD. Vediamo un po' se ora l'ha vista. Ok, c'è stato qualche problema. Qui, già che ci siamo, anche se l'abbiamo fatto vedere nella videoprova, abbiamo l'alloggiamento per la micro SIM e l'alloggiamento per la micro SD estraendo questo tassello. Bene. Ci siamo, ora dovremmo avere. Giriamolo. Su. Allora, dovremmo avere a questo punto i nostri video, le nostre foto di test anche, ecco, sul Phonepad. Bene, allora ci siamo. Andiamo, entrambi luminosità al massimo. Andiamo a vedere come si vede prima lo sfondo nero e con una scritta bianca. Allora, a mio giudizio, su questo doppia situazione, secondo me, vince il Phonepad. Vince il Phonepad perché mi sembra a vedere così che il Phonepad sia più nero rispetto, sia più contrastato rispetto al il contrasto tra nero e bianco rispetto al Galaxy Tab. Andiamo avanti. Questa è un'immagine e ve la giriamo così magari la facciamo vedere a schermo intero. Questa è l'immagine. Devo dire che si vede ottimamente in entrambi i tablet, forse leggermente meglio sul Galaxy Tab 3, specie questa zona superiore. Se ora vado a fare zoom, ecco, ora beh, la foto non è una definizione eccezionale, però mi sembra vedersi un pochettino meglio. Poi andiamo magari su una foto un po' più, ecco, questa. Si vedono bene in entrambi i tablet, però sicuramente il Galaxy Tab, avendo una maggiore luminosità, secondo me rende un pochino di più. Questa è la palette di colori. Devo dire che non si hanno particolari problemi o di colori o troppo sparati, eccetera. Devo dire che sono messi entrambi bene. Secondo me, invece, il bianco sul nero, come si può vedere, secondo me, da questa situazione, essendoci più luminosità da un lato rispetto all'altro. E secondo me, come si può vedere, vedete, c'è una differenza proprio di luminosità e quindi di contrasto tra il bianco e il nero. E sinceramente a me è più comodo per me leggere sul Galaxy Tab 3 che non sul Phonepad. Ma sono quisquilie, diciamo, piccole differenze. Questa è una bella foto dove si vedono parecchi colori. Devo dire che si vede ottimamente in entrambe le situazioni. Questa è un'altra foto di colori, ma direi che stiamo abbastanza pari, direi, sullo stesso livello. Sono due ottimi display. Poi direi allora a questo punto di andarci a vedere un video, un bel video in Full HD e vedere un po'. Facciamo partire insieme. Allora, li facciamo ripartire insieme. Quindi 000. Ok. Ok, sentiamo prima l'audio del Galaxy Tab. Mettiamo al massimo, esce la speaker qui sotto. Nessun problema nel stagno, abbassiamo. Dicevo, nessun problema nella riproduzione di Full HD in entrambe le situazioni. Andiamo a vedere qual è l'audio del Phonepad. Ce l'abbiamo l'audio qui dietro, lo speaker è questo, eccolo qui. Allora, cosa dire dell'audio e del video? Allora, direi che secondo me in entrambi i casi vince il Samsung Galaxy Tab 3, perché il video si vede meglio, a mio parere, sul Galaxy Tab 3, lo vedo un po' più luminoso, un po' più definito, e il sono
Soprattutto l'audio è nettamente superiore sia di volume che di qualità sul Galaxy Tab, a mio giudizio. Bene, questo è quanto. Aspetta che si sono bloccati i tasti. Andiamo bene. Come si bloccano i tasti? Ok. No. Forse così era, non mi ricordo la combinazione. Ok, sì. Era così. Niente, c'era la pressione del tasto del volume più il tasto superiore tasto superiore del volume più il tasto di accensione fa bloccare il touch durante la visione dei video. Vabbè, questo è quanto, quindi andiamo avanti. Questi erano in 480 e 720p nel caso non si leggesse il 1080p, ma direi che si sono letti entrambi. Su entrambi i tablet. Questo è un MKV che qui non viene riprodotto. Se faccio clic, mi dice è possibile il video. Invece, se faccio clic sul Galaxy Tab è possibile vederlo. Poi, ah no, no, l'MKV, scusatemi, quello era un DVI. Quindi i DVX vengono riprodotti sul Galaxy Tab e non vengono riprodotti sul Phonemat. Sul Galaxy Tab inoltre vengono riprodotti anche gli FLV che non vengono riprodotti invece sul Phonepad. Questo è un FLV. Criminale internazionale in pensione. Mi serve il tuo aiuto, Dom. La settimana scorsa una banda super organizzata ha sparagliato un intero convoglio di Ok, minare. bene. Allora, direi a questo punto che l'unica cosa che ci manca è testare un gioco. Testiamo prima Asphalt e facciamolo partire anche di qua, magari vediamo anche un po' i tempi di caricamento, poi giocheremo prima con l'uno e poi con l'altro. Ora questo è partito in ritardo, quindi... Però magari da questo momento in poi li facciamo andare insieme, così vediamo anche quali sono i tempi di caricamento del gioco, di un gioco abbastanza pesante come Asphalt. Allora, siamo arrivati a questo punto, quindi proviamo a andare insieme, non è facile, ma ci proviamo. Allora, abbassiamo intanto un po' il volume perché mi sembra un po' troppo alto, altrimenti non ci capiamo. Ok, allora. Andiamo su, partita veloce. Ok, facciamo scegli. Ok, allora, facciamo chiudi e chiudi. E direi di fare continua. E poi gara. Vediamo un po' quali sono i tempi di caricamento. Direi praticamente i tempi di caricamento sono esattamente gli stessi. Allora, ora andremo a giocare prima con il Phonepad, poi con il Galaxy Tab 3. Eccoci sul Phonepad, alziamo un pochino il volume. Direi che il gioco funziona abbastanza bene. Ok, questo è per quanto riguardava il Phonepad, questo invece è per quanto riguarda il Galaxy Tab.
Allora, cosa dire? Entrambi sono molto fluidi e si può giocare tranquillamente. Però, secondo me, ancora una volta, lo schermo del Galaxy Tab 3 a me convince leggermente di più rispetto a quello del PhonePad. Naturalmente sono quisquilie, ripeto, sono delle piccole differenze, però mi sembra che lo schermo, la luminosità maggiore, aiuti un pochettino il Galaxy Tab. Volevo farmi notare che in questa zona qui, il Galaxy Tab è abbastanza, diciamo, è un po' caldo, si vede che è stato sfruttato, mentre direi che il PhonePad, a toccarlo, non presenta alcun punto di calore maggiore rispetto ad altri, ed è anzi abbastanza fresco. Bene, allora, cosa andare quindi a dire dopo questo versus, diciamo, tra i due tablet? Allora, dato che siamo sul suo prezzo, quindi intorno ai 220-230 euro, anche se il Samsung Galaxy Tab ancora esce ufficialmente in Italia, ma vi rimando al nostro sito dove abbiamo sempre dei link a importanti siti di e-commerce dove sicuramente potrete trovarlo, anche se non in Italia, ma di importazione europea, visto che in Europa il modello Wi-Fi è già uscito. E quindi cosa dire allora di questi due prodotti? Secondo me sono due prodotti, diciamo, che vanno a coprire due utenti diversi. Cioè, se si ha bisogno di chiamare, effettuare chiamate, di chiamare, mandare messaggi e utilizzare il tablet tramite 3G, allora secondo me il PhonePad è un po' il principe di questo settore. Perché è pur vero che con 100 euro in più all'incirca si ottiene la versione 3G quando uscirà del Galaxy Tab 3, però secondo me spendere 100 euro in più per avere il 3G non sono giustificati quando invece l'Asus PhonePad da questo punto di vista funziona benissimo e non ha solo il 3G ma vi permette di utilizzarlo come un vero e proprio telefono. Invece, secondo me, se vi piace più giocare, avete necessità di giocare quindi con un bello schermo, un dispositivo più compatto, visto che le dimensioni sono più compatte, potete vedere che c'è questa differenza di spazio tra i due tablet. E quindi utilizzare un dispositivo che vi permette poi con tutto quanto l'interfaccia Samsung rispetto all'interfaccia Asus, che secondo me è anch'essa molto buona. Anzi, vi rimando alla videoprova dell'Asus Fono perché abbiamo testato tutte quante quelle applicazioni che sono inserite dal produttore Asus e ne sono veramente una infinità. Quindi, cosa dire di questi due telefoni e di questi due tablet? Sono ottimi, scegliete voi quali due, in base alle vostre esigenze, possa essere migliore. E come ultimo appunto da fare, volevo testare un secondo USB host in entrambi i tablet. E possiamo vedere praticamente che collegando la chiavetta nell'Asus PhonePad, praticamente la chiavetta viene letta tranquillamente. Questa è una chiavetta da 32 giga, quindi comunque è una chiavetta abbastanza ampia. Viene letta tranquillamente e ci permette di entrare nella chiavetta gestione file. E qui abbiamo la chiavetta. Mentre sul Galaxy Tab possiamo vedere come, se andiamo ad attaccare la chiavetta, eccoci qua. Io non vedo nulla, cioè nel senso non ho la possibilità di vedere la chiavetta, però andando su nemmeno, non riesco a vedere la chiavetta nemmeno andando su SD card. Mi dice SD card, ma andiamo avanti, vedete? Storage, o SD card o esterno SD card, ma la chiavetta praticamente non viene vista. Ora, dato che nel Samsung Galaxy Tab 2 con il dock proprietario era possibile vedere chiavette, probabilmente sicuramente sarà implementata questa funzione anche sul Galaxy Tab 3. Per ora, però,
come potete vedere, io la chiavetta l'ho attaccata, ma non è possibile visualizzarla. Quindi penso di avervi detto tutto. Questa è la situazione per l'iscrizione di entrambi i tablet. A voi la scelta. E ci vediamo prossimamente per altri video prove oppure altri versus su provacellulari.it. Grazie a tutti, ciao!